quella libreria. Eccoci, ciao. Eccoci, ciao, ciao Andrea. Come stai? Come stai? Io bene. Io anche, abbastanza. Sana. Sana, questo è l'importante. Questo momento. Come li stai passando questi giorni, Ale? Allora, devo dire, gli ultimi giorni, insomma, le ultime settimane sono anche abbastanza piene. Lavoro, insomma, bisogna gestire un po' di emergenze varie e di cambi di programmi. E in editoria, purtroppo, con l'ultimo decreto che ha bloccato anche la distribuzione, cioè oltre ad aver chiuso le librerie, perché ha considerato, ahimè, i libri non un genere di prima necessità, al contrario delle sigarette, e di conseguenza ha chiuso anche tutta la rete di distribuzione, e questo ha fatto sì che niente, tutte le uscite che erano previste ad aprile-maggio e inizio maggio sono slittate. E questo quindi ha comportato tutta una serie di cambi di piani editoriali che nella mia parte sono significate tipo una settimana attaccata al telefono. Per cui la settimana scorsa è trascorsa così, Ma sostanzialmente. quindi questo di solito la primavera è un periodo caldo per l'editoria. Diciamo che i libri. Allora, è un periodo molto caldo, innanzitutto per le fiere, che in quanto eventi sono saltate tutte. Quindi per diciamo, il mercato internazionale, sia in entrata, quindi sia per gli editor che comprano narrativa e saggistica straniera, sia per chi vende i nostri libri all'estero, è stato un bel disastro. Adesso io non so bene come, insomma, Bologna prima l'hanno rinviata, poi l'hanno cancellata del tutto, che è quella più importante, è la fiera per ragazzi, dell'editoria per ragazzi più importante al mondo. Londra l'hanno cancellata del tutto. Torino l'hanno rinviata, il Salone di Torino non si capisce bene a quando. E, insomma, lì si naviga a vista. E con gli autori sei in contatto? Con gli autori sono in contatto sempre, stanno tutti bene per fortuna. Sono loro, sono creativi in questo momento. Come? Sono creativi in questo momento, stanno scrivendo. Allora, ce ne sono due che tra l'altro hanno i libri in uscita in autunno, cioè ormai uno in autunno e l'altro ormai si è un po' slittato verso l'inverno. Non avevano mai tempo per scrivere. Hanno consegnato, sono bastate 3 settimane, hanno consegnato. Qualcosa di buono c'è. Esatto. E gli altri, ma stanno leggendo molto. Matteo Lunardini mi ha detto che sta leggendo molto, per fortuna, così almeno scrive un secondo libro. Il suo primo, cioè il suo ultimo libro era uscito 2 settimane prima del blocco. Ho un'altra povera autrice, Tieta Madia, che è uscita il giorno prima della chiusura delle librerie, quindi di fatto stiamo cercando in tutti i modi di far capire ai lettori che in qualche modo i libri si trovano, di continuare a comprarli anche se non ve li consegnano in un giorno, magari ci mettono una settimana, ma comprateli perché date un segnale, date un segnale alla filiera. Insomma, è un po' faticoso anche far capire tutte queste cose nel marasma delle informazioni da cui siamo invasi e anche un po' monotematiche oramai. La tua quotidianità com'è scandita? La mia quotidianità, allora io per fortuna ho Drugo. Facciamo vedere. Drugo, vieni qua, vieni. Niente, è sbaccato sulla sua cuccia, lo vedi? Non ci pensa proprio a venire, certo, No, dovrebbe vieni qua. venire. Quanto mi manca. Niente, Drugo! è sul suo lettone. Io ho Drugo, quindi lui mi scandisce gli orari in realtà in maniera molto metodica, perché comunque 3 uscite se le deve fare e sono le mie 3 boccate d'aria. Quindi la mattina, pranzo e la sera. In mezzo, allora, innanzitutto sto facendo la cura del sonno, per cui non mi sveglio mai prima delle 9:30 e ho deciso. Avevi problemi di sonno? No, è che prima andavo a cavallo e mi svegliavo tutte le mattine alle 6 meno un quarto per andare a montare prima di venire in cascina a lavorare, e questa cosa non la posso più fare, e niente, mi sveglio tutte le mattine senza sveglia, prima delle 9:30 è dura svegliarsi, e ho deciso che
continuo a non puntare la sveglia perché non è una buona cosa. Cerco di capitalizzare il tempo per fare la cura del sonno. Andando a letto a che ora? Mezzanotte, l'una. L'una. Sì, perché mi pianto appunto tutto il giorno, io alla fine sto molto al telefono, un po' per lavoro e un po' cerco di recuperare tipo i pranzi, li faccio videochiamate. Video, quasi tutte video, di lavoro no, di lavoro sto mantenendo diciamo la normalità, cioè tante telefonate normali. Ma sto cercando di sostituire invece gli incontri quantomeno con dei video. Per cui sto cercando di fare dei pranzi con qualcuno, dei caffè con qualcun altro, degli aperitivi, soprattutto gli aperitivi, quello è un orario anche oggi, tra mezz'ora ne scatta un altro. Quindi l'aperitivo è irrinunciabile. E per cui non mi rimane in realtà molto tempo di giorno per, non so, leggere i giornali, informarmi, anche andare un po' a vedere che cosa è successo, e lo faccio la sera, dopo le 10, per cui poi mi perdo. Poi non riesci più a dormire, perché poi vedendo quello che sta succedendo alle 10 di sera, mi sa che poi è difficile prendere sonno. Mi leggo, guarda, in realtà mi incuriosisce molto. Allora, mi sono, per l'informazione rispetto a questa situazione, tengo tre punti di riferimento fissi e non li cambio. Quali sono? Sono Enrico Bucci, che è un epidemiologo ed è uno scienziato, cioè un biologo, però è un divulgatore, quindi è uno che sa farti capire le cose parlando la nostra lingua, insomma. Ma è preparatissimo, è uno che combatte fake news, insomma, è una persona di cui mi fido oltre che conoscerlo, è un napoletano anche lui. E poi ho Ilaria Capua che mi copre la parte di virologia. Certo. E poi tra i giornali sto leggendo molto il Post. Scusami, tra gli scienziati un altro che ascolto molto è Crisanti. E basta, cerco di non confondere troppo in termini di fonti affidabili, cerco di non andare oltre queste cose qua. Poi quello che vedo sul Corriere, su Repubblica, sulla Stampa, sui vari commenti che si susseguono, cerco di prenderli un po' più come, appunto, come se fossi al bar e sento un po' di persone che parlano e dicono la loro. Insomma, le prendo un po' come l'opinione. Sì, circola, ecco, senza dargli troppo valore, anche perché insomma mi sembra di aver capito che l'affidabilità non c'è tanto. Mi sembra a 360 gradi non ci sia tanto. No, infatti non guardo numeri, ho smesso di guardarli seguendo appunto i consigli del buon Bucci. Cerco di non accanirmi troppo nelle conversazioni con gli amici, perché chiaramente in ogni telefonata una parentesi dedicata a questa situazione c'è sempre. E devo dire che non tutti, anche se sono amici, quindi persone che tendenzialmente normalmente la pensano come me, devo dire che questo virus è riuscito a gettare scompiglio anche nelle fonti, insomma, anche nei rapporti che sembravano. Ma senti, fiducia rispetto alla tua rete di conoscenza, rispetto a come sta agendo la politica, chi prende le decisioni, oppure c'è sfiducia? Allora ti dirò, il discorso è differenziato, diciamo tutte le varie amicizie e conoscenze residenti in Lombardia, quello che ci accomuna è una grande sfiducia e oramai anche una grande preoccupazione, perché diciamo che un po' l'opinione diffusa, e che è anche un po' la mia, è che l'emergenza ti crea panico all'inizio, perché insomma capisco che noi siamo stati i primi e quindi inondati da tutta questa ondata di disagio, e che all'inizio appunto è un po' come uno tsunami, ti arriva questa onda in faccia e sicuramente ti fa perdere l'equilibrio, però poi
ormai è passato più di un mese, e io non vedo, come me, molti miei amici e conoscenti che vivono qui non solo a Milano, in Lombardia, un po' di preoccupazione nel non vedere una direzione, qualunque essa sia, francamente oggi è un po' destabilizzante. Ti dirò che anche amicizie da Napoli, insomma, che invece vivono fuori regione e che hanno, mi sono resa proprio conto, che hanno una visione un po' diversa, ce l'avevano sia all'inizio. Mi ricordo una telefonata di una mia amica da Roma, che peraltro ha tutta la famiglia qui a Milano, però lei vive a Roma, e mi diceva: sì, Ale, ma io in effetti è come in guerra, per me voi siete, è vero che siamo tutti ora obbligati alla stessa condizione, però noi qui la percezione non ce l'abbiamo come ce l'avete lì probabilmente, cioè la sensazione è che voi siete al fronte e noi siamo quelli nelle retrovie, che in qualche modo devono fare, però a noi le bombe in faccia non ci arrivano. E anche oggi, che è passato appunto, sono passate 2 o 3 settimane, la sensazione è sempre comunque un po' questa, cioè che fuori da qui c'è un po' come un filtro di vetro a guardare quello che succede qui. E quindi insomma quello che arriva dagli amici che qui non vivono sono più che altro domande. Ma lì come state? Ma lì che cosa succede? Ma lì com'è? Sta migliorando? Insomma, c'è tanta curiosità. No, paura no, per la mia incolumità, dici? No, per in generale, per la salute, per quello che accadrà, per quello che sta accadendo. Quello un po' di più. Per quello che accadrà, sì. E ripeto, la cosa più nociva credo che sia proprio questa incertezza. Io non, insomma, sono diventata un po' ansiosa con gli anni, non lo ero, non lo sono mai stata nella mia vita, ma mi sono resa conto che negli ultimi anni lo sono diventata un po' di più, e questa incertezza crea ansia. Ripeto, a me non la crea tanto in termini di salute, perché abbiamo più o meno capito che io non sono il soggetto a rischio, e poi soprattutto rispettando quello che ti viene detto di fare, tendenzialmente il rischio è basso, no? Del contagio, o comunque dell'aggravarsi della situazione. Quello che mi preoccupa è un po' che non ho capito bene dove sta andando la barca, e quindi se c'è anche in più la nebbia, che quindi non ti fa vedere se davanti c'hai una muraglia, un po' di ansia comincia a salire. Ma dove sta andando? Dove stiamo andando? Qual è il futuro che ci aspetta, secondo te? Relazioni, lavoro, abitudini? Cosa ci porteremo dietro di questa esperienza? Sai che me lo sto un po' chiedendo anche io. Oggi ci pensavo e ricordo di qualcuno, purtroppo scusami, non mi ricordo molto bene le fonti, ma perché leggo tanta roba che non mi ricordo più chi dice cosa, ma insomma, a un certo punto qualcuno ha detto: ah, ma questa qui non è una guerra, smettiamola di paragonarla a una guerra, noi alla fine quello che ci viene chiesto di combatterla seduti su un divano, quale guerra mai è stata combattuta dentro le mura di casa? È vero, da un punto di vista prettamente pratico. Non è vero, almeno questo è quello che penso io, da un punto di vista di quello che dici tu, del che cosa ci sta succedendo e che cosa ne sarà di noi dopo. Cioè, che cosa rimarrà, che cosa cambierà, dove andremo, chi rimarrà, perché se è vero che quantomeno la nostra generazione, facciamo le corna, appunto, tendenzialmente ci ritroveremo tutti quando si riapriranno le porte, ma chissà, questo umanamente, ma per esempio appunto sul lavoro, nelle relazioni, chissà quanti veramente si ritroveranno. E, insomma, penso che dovremmo aggiustare un sacco di ossa e raccogliere un sacco di cocci, non per forza ciascuno i propri, ma penso molto che bisognerà farsi molto carico, certo, di quello che succederà.
C'è un ascolto e un altruismo però diverso in questo momento che potrebbe essere una buona eredità di questo periodo di dolore e sofferenza, anche per non innescare una bomba sociale che molto probabilmente è pronta a esplodere. Pronta a esplodere, sai che io non su questo non... È un'occasione per dimostrare, cioè per far venire fuori dei talenti come tutte le grandi crisi, ma non solo grandi, in realtà come tutte le grandi le crisi sono tutte delle occasioni per far venire fuori energie positive in senso lato. Purtroppo non sempre accade, nel senso che le crisi sono degli amplificatori, quindi se devono venire fuori delle cose positive vengono fuori all'ennesima potenza. Dopo la guerra in Italia ci sono stati padri fondatori, hanno scritto una Costituzione che è un capolavoro, e per fortuna che lo hanno fatto loro, perché visto come si è evoluta la politica, la società negli ultimi 60 anni, per fortuna che c'erano degli illuminati ad aver scritto quella carta. Speriamo che ci sia qualcosa di analogo, cioè che ci siano degli illuminati, che gli illuminati o che le persone che hanno una visione oggi resistano e ci siano quando finirà questa cosa, e che questa visione riescano a trasformarla in una nuova costituzione, no? Perché se è così... Forse c'è speranza. È l'identikit di un padre fondatore di una nuova costituzione che potrebbe essere scritta post-coronavirus. Che caratteristiche ha? Che professione è? È una persona con uno sguardo lunghissimo e delle radici molto profonde. Quindi non so dargli un identikit generazionale, nel senso che non ti saprei dire se è un giovane o un vecchio, un giovanissimo o un anziano. Sicuramente noi ci dovremmo fare i conti col fatto che una generazione di padri, per quanto mi riguarda, e di nonni per altri, ne uscirà decimata. Questo sicuramente è una cosa con cui noi dovremmo fare tantissimi conti in termini sociali, perché per noi popolo italiano quella generazione lì è un patrimonio. È un patrimonio che, ripeto, ne uscirà veramente, veramente decimato. E quindi non lo so, sicuramente deve essere una persona con uno sguardo veramente lungo, dei piedi ben piantati per terra, perché non, cioè avere uno sguardo molto di periodo senza conoscere quello che ti sta intorno, senza sapere dove mettere le mani e che cosa tocchi quando appunto nel tuo raggio di azione, queste sono due caratteristiche fondamentali. E poi spero che sia una persona molto umana o delle persone molto umane, che quindi riescano a coniugare, che è un po' quello che fecero i padri fondatori, cioè che riescano a coniugare una visione che sia anche economica, perché ormai non è possibile non pensarci in termini, cioè in questi termini, ma che guardi alle persone. Cioè questo virus alla fine ci ha fatto capire che l'economia la butti giù in 2 settimane. Cioè di fatto noi siamo chiusi da un mese, ma l'economia aveva già fatto capire che sarebbe andata in pezzi 2 settimane fa. A me questa cosa mi ha fatto un po', adesso a prescindere dalle nostre piccole economie, no? Ma che un paese possa andare quasi in default perché per un mese si ferma, forse è normale, non lo so, a me mi ha mandato abbastanza... Totò direbbe una livella. Madonna, speriamo... Speriamo di no, cioè nel senso, io in realtà in questo momento la livella non la vedo, anzi, cioè vedo che si sono un po' sperequate le differenze sociali in questa fase, mai più di sociali, economiche, culturali,
purtroppo anche di abitudini, cioè io penso a persone che in casa non stanno bene e non sono mai state bene e adesso sono costrette in casa. Poi ho fatto un ulteriore ragionamento, ho pensato alla gente che è in carcere e questa è un'altra cosa che noi, o almeno io ogni tanto ci penso, ma appunto come penso a cose che da me sono lontane. Mai più di questa esperienza qui mi sta facendo ragionare su tante cose di questo genere, cioè che forse invece questo virus sta un po' esasperando le nostre differenze. Spero che riusciremo a trovare, quando tutto questo finirà o quantomeno rientrerà, a ritrovare la forza di queste differenze, di limarle di nuovo, cioè di risentirci di nuovo un po' tutti uguali agli altri, e appunto e capire che nelle difficoltà non si sta mai bene e quindi cercare di far sì che di difficoltà ce ne siano sempre meno per tutti. In questo senso potrà avere un effetto positivo. Oggi, secondo me, non so, io mi sento molto fortunata, ho un cane, cioè sto passando questa quarantena da sola, però tutto sommato ho un cane, riesco ad andare sul terrazzo di mio papà. Non ti sta pesando la solitudine? No, non più di tanto, mi pesa molto il distanziamento. Certo. Il distanziamento, quindi la mancanza del contatto con gli altri, questo sì. Però tutto sommato vivo in una bella casa, ho un cane, vado sul terrazzo di mio papà di giorno a farmi le mie telefonate, col cane posso uscire, insomma, diciamo che la mia non è sicuramente una quarantena tragica, ecco, da questo punto di vista. Leggo, ascolto libri un sacco. Cosa tornerai a fare prima di tutto quando si potrà riuscire? Qual è un desiderio, proprio un miraggio? Corro dai miei cavalli e non vedo l'ora di tornare a montare. E poi, però purtroppo per quello temo che ci vorrà di più, vorrei proprio farmi un bel viaggio, perché ce li avevo in programma e temo che per quelli dovrò aspettare ancora un po'. Per cui appena ci apriranno le gabbie, io metto il sedere in macchina e vado a montare, quello è sicuro. Grazie Ale. Grazie a te. Un bacio, a presto spero. Tantissimo. Ci mancate. Ciao ciao. Ciao. Ciao.